La città metropolitana di Napoli è il primo ente territoriale che organizzi nel mezzogiorno una consulta tra tutti i responsabili anticorruzione. Ha un significato particolare per questo territorio? Ha un grande significato, tenuto conto che l'amministrazione dei Magistris nell'apertura ha ben indicato quali sono gli interessi della comunità nel rispetto del corretto andamento dell'attività amministrativa ed è riuscita, diciamo, nell'intento di riunire i 92 comuni della città metropolitana, i responsabili della prevenzione della corruzione e direi della trasparenza, insieme con le quattro università napoletane, la Federico II, la Partenope, l'Orientale e insomma tutte le università, insieme alla Camera di Commercio e perfino la Regione Campania. Il segno della presenza partecipata che oggi è qui è un segnale importante per Napoli, ma direi per l'intero paese, un po' di riscossa, ma anche nell'azione di accompagnamento ai nostri sindaci, alle nostre giunte, ai nostri consigli comunali e dove ci sono naturalmente ai commissari che amministrano tutti insieme il bene pubblico nell'interesse generale. È un ulteriore strumento di rafforzamento del ruolo di prevenzione della città metropolitana e quindi anche dei comuni che fanno parte della città metropolitana per prevenire la corruzione, alzare il livello di trasparenza e di efficienza e tutelare tutti i dipendenti anche onesti che si espongono nel contrastare fenomeni di illegalità. Noi siamo in prima linea, anche questa consulta dimostra che facciamo un ulteriore passo in avanti, il coinvolgimento di tutta la struttura, quindi del segretario generale, di tutta la macchina amministrativa. Il mio input è stato chiaro sin da quando mi sono insediato, infatti devo dire che la città metropolitana di Napoli, tra le città metropolitane d'Italia, è quella in prima linea all'avanguardia sui temi della prevenzione alla corruzione. La sua esperienza, il peso della corruzione sulla disponibilità a investire soprattutto di soggetti imprenditoriali o di altre regioni o est. Ma più efficiente la macchina amministrativa, più anche si snellisce un po' l'apparato burocratico, maggiori sono gli investimenti sui territori e si toglie anche un po' un alibi, perché c'è anche qualcuno che certe volte poi non ha tanta voglia di investire e si nasconde dietro al pericolo corruzione. Come dire, non facciamo le Olimpiadi perché c'è la corruzione in Italia. Noi stiamo dimostrando che in questa città, in questi territori, invece si possono spendere correttamente i soldi pubblici. Devo dire che sia come città metropolitana, in questo caso anche come Comune di Napoli, gli strumenti che abbiamo messo in campo per prevenire la corruzione ci consentono di spendere bene il denaro pubblico, di fare gare trasparenti, di lavorare anche in collaborazione, in cooperazione leale con l'ANAC, insomma, e anche cercare di alleggerire un po' il peso del formalismo, perché non è detto che se ci sono molte regole la corruzione si allontana. Poche regole ma chiare, quando c'è troppo formalismo e troppa burocrazia può essere addirittura controproducente.